Ciao avventurieri e benvenuti in questa nuova moto avventura. Come potete vedere, questo pomeriggio un po' nuvolo, sto percorrendo la circonvallazione ovest di Olbia, direzione Golfo Aranci. Oggi insomma respiriamo un po' di salsedine, perché andiamo alla ricerca di Cala Punta Pedrosa, un'intima spiaggia a ridosso della località turistica Terrata, avvolta dai profumi della macchia mediterranea e con una meravigliosa veduta sul promontorio di Capofigari e Tavolara. Andiamo! Ora facciamo la mega rotatoria di Pittulongo e prendiamo direzione Golfo Aranci. Vedete, il flusso turistico è praticamente nullo già dai primi di ottobre. Qui lasciamo la deviazione per Pittulongo, proseguiamo verso Vados. Passate sempre con cautela perché sono diverse intersezioni e molte volte la gente buca fuori senza nemmeno guardare. Questo pomeriggio un po' nuvoloso non è dei migliori per effettuare delle riprese, però ho giusto questo ritaglio di tempo e ne approfitto per visitare una zona che non ho mai visto nemmeno io, comunque tempo fa nemmeno mi ricordo. Vedete, qua c'è la svolta per Nodubiano, lì ci sono stato da poco. Oggi in particolare voglio visitare questa cala Punta Pedrosa, che non mi ricordo se ci sono stato tempo fa. Vediamo un po', seguiamo per Golfo Aranci. Vedete, cammello costante molto. Sulla strada principale e dobbiamo svoltare in uno sterrato dove non c'è nessuna indicazione, appena prima del ristorante Sottomonte. Vedete, qua c'è l'ingresso per Sottaranzo. Ecco avventurieri, l'ingresso è proprio questo, la strada non promette molto bene già dall'ingresso. Vediamo un po' come prosegue, anche passando un camper. Vediamo un po' se riusciamo ad arrivare a questa spiaggia. Guardate che bello, si vede già l'isolotto di Tavolara. Ecco, qui siamo al villaggio residenziale Terrata. Ora proviamo a svoltare per via della Pietra, vediamo se incontriamo questo sentierino che ci conduce a questa cala chiamata spiaggia Punta Pedrosa. Pedrosa come il grande Dani Pedrosa della MotoGP. Ecco avventurieri, dovrebbe essere proprio di qua l'ingresso. Ora provo a parcheggiarmi qua. Allora avventurieri, lasciamo qui Sheridan e proseguiamo da questo ingresso. Guardate, osservando la mappa sembra proprio che l'accesso sia di qua. Proviamo ad addentrarci, seguitemi. Vediamo un po' dove ci conduce questo piccolo sentierino dove non c'è nessuna indicazione. Vediamo se ci porta alla nostra spiaggetta chiamata spiaggia Punta Pedrosa. Il sentiero si addentra proprio tra la macchia mediterranea, però è ben marcato anche se un po' roccioso e impervio. Guardate questo tratto, vedete, non è dei più agevoli l'accesso, però lo percorriamo perché guardate là, si intravede già la bellissima cala e vale la pena
Vedete, sono poche centinaia di metri, siamo praticamente arrivati. Guardate avventurieri, qui è proprio stretto, siamo tra il mirto e queste vacche rosse. È fantastico, ci sono dei profumi eccezionali, però qui con sdraio e ombrelloni, la vedo grigia, è una spiaggia per avventurieri. Guardate avventurieri, ora sono proprio in spiaggia, domenica 6 ottobre, non c'è nessuno, la spiaggia è tutta per me. La giornata è un po' nuvolosa, ma si sta benissimo. Qui dietro c'è anche un piccolo stagno e guardate che veduta. Abbiamo Sua Maestata Volara, l'isolotto di Figarolo e Capofigari. Sulla cima si vede anche il faro di Guglielmo Marconi. È proprio da lassù che Guglielmo Marconi effettuava i suoi esperimenti sulle onde corte, le cosiddette microonde, ed è proprio a largo di questo promontorio Capofigari che riuscì a trasmettere il primo segnale a microonde dalla nave Elettra fino a Rocca di Papa a Roma. La riuscita di questo esperimento diede avvio ad un progresso tecnologico degli strumenti di navigazione delle imbarcazioni, tant'è che i vecchi semafori della Marina Militare, come questo qui di Capofigari, vennero via via dismessi. Guardate avventurieri, da qui Tavolara si vede nella sua totale estensione. E qui c'è quest'arco di sabbia bellissimo. Ora vediamo tutto meglio con il drone. Ora risaliamo in sella e visto che siamo in zona visitiamo anche le spiagge di Terrata Nord e Terrata Sud. Vedete, siamo verso di là. Siamo venuti da destra, proseguiamo qui a sinistra. Guardate che visuale, il porto di Golfaranci, da lì partono i traghetti per Livorno. Qui siamo in prossimità del Tiki Beach Club. Qui c'è la spiaggia. Allora avventurieri, ora siamo arrivati a Terrata Sud. Vi ricordo che siamo sempre nel comune di Golfaranci. Abbiamo quest'altra meraviglia della Gallura, anche se oggi la giornata è un po' nuvolosa. Eccola qui, guardate che carina. Di là c'è l'altra di Sosaranzos. Ora passiamo per gli scogli e andiamo a vedere proprio la spiaggia. Ovviamente c'è anche l'accesso più comodo di là, però ormai mi sono fermato qui e facciamo questo più impervio visto che ci sono. Guardate avventurieri, ora siamo proprio
in spiaggia quasi al tramonto. Qui c'è il baretto Tiki che è già chiuso. Ovviamente sono spiagge abbastanza affollate queste durante la stagione estiva. Guardate avventurieri, qui la sabbia è più fina, è bianca. Guardate che veduta, proprio Savolara nella sua massima estensione. Bellissima, è una visuale pazzesca. E che acque, ora non rende con le nuvole, ma sono veramente smeralde. Bene avventurieri, con il promontorio di Capo Figari alle mie spalle poniamo fine a questa nuova motoavventura qui tra le splendide acque di Golfo Aranci. Mi raccomando, se anche questo video vi ha emozionati, sparatemi un like, condividetelo con i vostri amici ed iscrivetevi al canale per non perdere le prossime entusiasmanti destinazioni. Ciao avventurieri!